Ciao, sono Luca e in questo video vedremo una strategia in tre fasi per aumentare la massa muscolare delle braccia, in particolar modo per avere migliori risultati. Come sempre, obiettivo ipertrofia muscolare, non forza muscolare, che è una cosa diversa. Quindi aumenteremo la forza indirettamente, semplicemente aumentando i carichi del 5% ogni 2 settimane, senza fare un ciclo di forza. Quindi, come prima cosa, puoi, per quanto riguarda i bicipiti in particolar modo, assicurarti che la presa non sia mai troppo stretta per evitare che gli avambracci si facciano carico della maggior parte del lavoro e tolgano stress e stimolo a carico dei bicipiti stessi, quindi presa rilassata con il carico e lo stress per l'appunto principalmente sui bicipiti stessi, soprattutto anche enfatizzando la supinazione, che vuol dire il movimento che ti porta a roteare l'avambraccio. Puoi farlo tipicamente dei movimenti per i bicipiti ai cavi e con l'elastico, non per l'appunto con il bilanciere, dove riesci per l'appunto enfatizzare assolutamente la supinazione, ottimo per allenare ovviamente anche il picco in particolar modo. Assicurati di enfatizzare al meglio anche la fase concentrica ed eccentrica, entrambe, quindi fase concentrica di contrazione nella quale puoi fermarti anche mezzo secondo per massimizzare per l'appunto la contrazione e sentire al meglio il pompaggio stesso come feedback istantaneo per valutare se quello che stai facendo è efficace per te in quel momento, contemporaneamente enfatizzando anche la fase eccentrica discendente di allungamento, dove per l'appunto vai a migliorare anche il tempo sotto tensione, che ancora una volta è una variabile più importante del peso utilizzato. Dopodiché assicurati di progredire nel corso del tempo con i movimenti anche del petto e della schiena, che indirettamente allenano anche tricipiti e bicipiti. Se tu migliori per quanto riguarda la panca piana, ad esempio, e non solo, chest press e quant'altro, e anche le trazioni, lat machine, rematori vari, indirettamente anche le braccia ne beneficiano per quanto riguarda per appunto l'ipertrofia muscolare. Infine, cosa più importante, anche se però solamente alla fine, come già accennato, è fondamentale migliorare la connessione mente-muscolo. Se io mi alleno non sento niente, e non ho neanche la consapevolezza che non sento niente, non posso avere ottimi risultati, perché non potrò nel corso del tempo focalizzarmi sui movimenti barra esercizi che sento al meglio. Come sempre, se vuoi fare un salto di qualità e entrare di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!